nessuno più importante o meno importante, però si parla di Durani, di Pasolini, è interessante avere una piccola testimonianza su questi due personaggi che comunque hanno avuto un grande spazio nella nostra cultura italiana. Alberto Moravia è stato, diciamo che è stato per me diciamo che è stata la mia università, perché io studi ne ho fatti molto molto approssimativi, e racconto anche delle difficoltà che ho avuto anche con la scuola, perché sono stata, racconto, ho scoperto dopo molti anni, ci sono delle pagine anche molto, credo, abbastanza toccanti, in cui io racconto della difficoltà che ho avuto proprio con la scuola, perché scopro a distanza di anni di aver avuto una vera e propria forma di dislessia, perché cosa che per molto tempo è stato qualcosa, un grandissimo complesso e dei grandi conflitti con la famiglia, perché questa difficoltà che avevo nell'apprendere la famiglia non lo capiva. La dislessia è una malattia che adesso se ne parla molto, ma per molti anni i ragazzi avevano difficoltà, a leggere, a concentrarsi sugli studi, e nessuno lo capiva, si pensava forse solo perché erano sbagliati, per cui ho avuto grandissime difficoltà, e in questo libro si racconta, anche questa credo sia una cosa, una confessione che faccio per la prima volta dentro in queste pagine. E Moravia e Parise sono stati due persone che mi hanno tirato fuori da qualcosa che poteva essere forse anche una istruzione molto approssimata, perché con loro ho imparato, ho visto, ho girato, ho viaggiato, sono stati proprio dei padri putativi, ho fatto viaggi con una Moravia, sono stati anche testimoni del mio matrimonio riuscito con Carlo Ripanemiano, tuttora a 30 anni di matrimonio. Forse neanche loro, per la verità, credevano che questo matrimonio andava, però hanno portato bene, sono stati loro quelli che mi hanno accompagnato alla matrimonio. Forse neanche tu ci credevi? No, io fermamente, no, io non ci credevo, non è che pensare, quando si è giovani poi non si pensa tanto a lungo termine, si pensa a vivere, io non ho mai fatto programmi, vivevo, l'importante era la giornata, non si pensava a quello che doveva essere. Ma sicuramente Goffredo Parise e Alberto Moravia non ci mettevano un soldo, non ci avrebbero scommesso una cosa, soprattutto sul fatto che Moravia ha assistito a molti cambiamenti miei d'umore, diceva sempre a Carlo Ripanemiano che io potevo essere una donna anche molto violenta, avevo passato degli anni molto difficili, appunto nella mia storia, come qui la racconto con Franco Angeli, racconto di questa vita, appunto, con quei pittori di Piazza di Spagna, ed era stata una storia molto tormentata, che mi aveva lasciato molto spezzata, molto ferita. Per cui Moravi è stato un compagno di vita e fino alla fine, fino agli ultimi tempi. Poi c'è stato quel momento che ci siamo anche un po' allontanati, perché io in un'intervista parlo di pochi mesi, però è stato alla fine della sua vita, perché io in un'intervista avevo raccontato che lui effettivamente, se c'aveva un piccolo difetto, era materialmente braccinculto, sì, un po' tirchio, non te offriva il caffè manca a morire, ma era tirchio solo a proposito della moneta, perché poi era generosissimo di calore, di affetto, di umanità, di una generosità veramente unica. Però lui si offese per qualche periodo, per qualche mese non mi rivolse la parola, e racconto appunto che fu un nostro amico comune, Alain Altan, che ci fece alla fine fare pace. Ma la cosa, appunto, ci fece fare pace, ma Alberto è stato un amico progetto, un amico, ricordo degli anni appunto quando Roma era una Roma particolare. Oggi siamo molto lontani da quella città che abbiamo vissuto in quegli anni, quando Roma veramente era un crocevia di persone che arrivavano, e quando Roma era talmente unica.
chimica che arrivava al produttore, un racconto con della Paramount che mi proponeva di andare a fare un film in America, e io stavo, era talmente l'America, talmente era l'America, era Roma, talmente che io vivevo tra Pasolini, Moravia, Morante, e che chi avrebbe lasciato Roma per andare a fare che a vivere tra quattro puzzoni americani di dollari? Non mi fregava niente, depositava i dollari, glielo racconto, da un avvocato, ma io non andavo, non partivo per stare con certi personaggi diversi, perché Roma effettivamente era veramente capo dei mondi, era veramente la Roma che ho vissuto e quindi viene raccontata. Credo che Moravia era in quel momento, io credo, principale, il protagonista di quella città, racconto quanto ero con lui, ogni 5 minuti sentivo qualcuno che interveniva per chiedere un'opinione, era un centro forse, ed è stato veramente un amico affettuosissimo che poi a un certo momento è intervenuto anche, perché nel momento che io ho conosciuto Carlo Di Palmiana, che era presidente della Biennale, sono riuscita, c'è stato un episodio divertente perché Moravia si stava dividendo da Dacia Maralini, e io, ed era un momento che Dacia aveva fatto una cosa molto crudele, aveva costruito nella casa di Roma, aveva diviso l'appartamento in un vero e proprio con un muro, e aveva detto Alberto di qua e io di qua di là. Era Alberto, che già era avanti, ma abbastanza grande, aveva degli anni, soffriva di questo. Io acchiappai Alberto, lo portai, preso in macchina con un autista, lo portai a Venezia. E da lì a Venezia si stabilì, pensate, era venuto per stare così, un weekend, doveva intervenire in questi tavoli rotondi che c'erano sulla Biennale, e arrivò a essere due anni. Prese casa, prese l'appartamento su da dove abitavamo, e lì c'è stato, potete immaginare, cioè poi insomma ci siamo sposati, e lui, forte insomma di questa vita in comune, arrivò a fare il nostro testimone. Fino all'ultimo, nel libro lo racconto, quando in un luogo, in un locale, in un luogo di Piazza di Spagna, una boutique di Piazza di Spagna, stavo comprando un cappellino molto eccentrico, sento la radio che dice che Alberto è morto improvvisamente. È morto come lui diceva, io morirò come le lampadine quando scoppiano. Lui è morto così, scoppiata, tuff, la lampadina si è spenta, la mattina si sveglia e la radio, mentre io mettevo un cappellino buffo, morto Alberto era morto. E suonavo Corsi, vero Andrea, siamo Corsi. Poi c'è una grande parte, ecco, non voglio dimenticare, che nel libro c'è una parte molto particolare che dedico a Andrea, che questo ragazzo che vedete qui di fronte, che da segretario, che era arrivato a casa per lavorare con me, ormai sono quanti anni? 25 anni, Andrea è diventato figlio. Da un giorno oggi si chiama Andrea Cardella, Andrea Di Palmiana, anzi prima Di Palmiana, Cardella. Anzi, quando stamattina siamo andati in Rai, molto divertente, a me mi hanno fatto entrare, perché c'è quel pass, siamo andati a fare un'intervista in Rai stamattina o mattina, a me mi hanno fatto entrare Marina Puntulieri e Andrea Cardella. Ha fatto un certo effetto, perché c'è mi hanno chiamato col nome da ragazza, perché nei miei documenti risulta come sono Marina Puntulieri. Invece no, Andrea Di Palmiana. E ci sono pagine dedicate a questo avvenimento abbastanza insolito che succede di una persona che arriva per diventare una persona che lavora in casa, ma che ci si affeziona da quelle parti così tanto che entra nella nostra vita, ed entra nella nostra vita in un modo molto particolare, perché effettivamente Andrea è stato molto vicino anche in momenti molto duri, anche di questo si parla, della parte meno allegra, che è appunto la parte che riguarda la malattia che io ho avuto e che Andrea mi ha seguito attentamente, dormendo vicino a me nell'ospedale, stando sempre vicino, non lasciandomi mai. Insomma, facciamo un applauso ad Andrea.
Ottimo cuoco, poi vorrei altra cosa da dire, ottimo cuoco. Me l'ha tolto di bocca, voglio dire due parole su Andrea, una persona meravigliosa, che in tutto è meravigliosa, non solo è bravissimo cuoco, spesso io e mia moglie siamo ospiti a casa di lui, ma poi l'assiste in tutto, fa da segretario, le fissa gli appuntamenti. Ma soprattutto fa da parafulmini. Fa da parafulmini, come dice mia moglie. Poi ogni tanto poi sopporta pure qualche sfuriata di Marina, che ogni tanto sbrocca un po', e allora lui sta lì in silenzio, ascolta, e poi alla fine, veramente un ragazzo eccezionale.